comodità. Dopodiché vi uscirà questa schermata. Questa schermata dovrete, da qui potete scegliere sia a sinistra la versione di Windows, di qualsiasi tipo di Windows, da XP fino a 8, Windows 8, e poi per il Mac in generale. Ma anche, ho visto anche che si può utilizzare questo programma anche su Linux, la versione di Ubuntu dalla 12 punto e qualcosa fino alla 13.10, non ricordo esattamente. Comunque, ovviamente poi sul sito ci sono varie insomma gadget tra virgolette che si possono usare anche attaccandolo al PC, come appunto vedete Game Pop, cioè nel senso che ci sono poi all'interno di questo programma tante tante applicazioni di cui la maggior parte ho visto solo giochi, ma potrete tranquillamente installare il marketing, ma adesso vi farò vedere. Dopo il download che io ho già fatto, non ci sarà niente di particolare, vi scaricherà il setup e dopodiché andrete a installarlo. Possibilmente se avete due partizioni, lo dovete installare dove avete Windows installato, cioè sulla partizione, sull'hard disk primario, perché mi sono reso conto installandolo su un altro mi ha dato dei problemi, non so per quale motivo, magari diceva problemi di root, non so perché, non lo so, ma comunque voi installatelo sulla prima partizione, la primaria. Dopodiché, installato il programma, niente, vi uscirà semplicemente questa schermata qui, che ho già pronta. Non ci sarà il launcher standard stock di Android, ma semplicemente tante tante app, un po' come i Kindle Fire, cioè nel senso che avrete una sorta di market qui diviso in categoria, tra cui applicazioni e videogiochi. Io vi consiglio, prima cosa di tutto, appena aperto il programma, ovviamente qui ci sono i soliti tasti di Android, l'orario, le impostazioni e così via. Vi consiglio di metterlo in full screen. E vi stavo dicendo di mettere su Search, cercare il Play Store, in modo tale che premendo invio vi installerà dei pacchetti che se voi gli date l'autorizzazione per installare appunto il Play Store. Io cliccandoci con invio ovviamente mi porterà al Play Store, perché già ho installato questi pacchetti. È normale Android, semplicemente non avrete il solito launcher, non avrete comunque il driver delle applicazioni che avete installato, ma avete tutto qui in alto dalla barra. E ovviamente, ad esempio, se non trovate qui qualcosa, o fate search e cercatelo sul Play Store, o direttamente potete cercarlo qui. Ad esempio, mettiamo WhatsApp. Ecco, indirizza sul market. E proviamo ad esempio a installare WhatsApp, se vi interessa usarlo sul PC, ed è così, insomma, che si può usare WhatsApp su computer. Ovviamente, aprendo l'applicazione vi farà inserire il numero di telefono, quello che avete attivato, e si potrà usare WhatsApp anche su Windows, quindi su Android, su Windows, insomma, avete capito. Comunque, questo insomma è tutto, è semplicissimo. Vi scriverò sulle informazioni sotto il link del download, del sito ufficiale di questo programma, che ovviamente è compatibilissimo con tutte le versioni di Windows, quindi non potete avere nessun problema. È semplicissimo, installate il setup. Dopo il setup, per configurarlo con il Play Store, basta cercare la barra di ricerca nativa di questo launcher, insomma, e Play Store, e dovrete installare il pacchetto che vi chiederà di installare. E poi ci saranno anche la sincronia delle app, sincronizzazioni, che vi faccio vedere un po' come funziona. Ovviamente mettete l'account Google dappertutto, dovunque vi chieda, se no potete capitare che non funziona qualcosa. Aspetta. Ah sì, perché io ce l'ho già attivato. E questa sincronizzazione serve in modo tale che i salvataggi e tutto quello che avete su questa macchina virtuale ve li salverà sul vostro account. Io adesso ho installato WhatsApp, vi faccio vedere un po' com'è semplice. Insomma, l'uso normale dello smartphone, insomma, è come se avesse in mano
un tablet o uno smartphone qualsiasi. Vabbè, in questo caso non vado avanti perché non credo vi interessi, ma comunque le altre particolarità di questo software, questa macchina è la condivisione di qualsiasi cosa tramite i vari programmi che avete installato sulla macchina, la condivisione di uno screenshot automatico oppure di una parte qualsiasi dello schermo di Android. Questo toglie il full screen, con questo si chiude la macchina. Nelle impostazioni avrete anche le notifiche. Le impostazioni sono così ovviamente, ma non solo. Perché potete cambiare la lingua, la connessione in cloud, so di paura il cellulare, gestioni non ho capito che. Va bene, il manager contact, che ovviamente usciranno tutti i numeri dell'account Google che avete inserito, modifica formato applicazione, cioè nel senso che potete, è come se una sorta di impostazioni opzioni come la paranoia di Android, cioè potete cambiare la grandezza o insomma l'altezza, quello che volete voi delle applicazioni stesse, o metterle addirittura in Windows Mode, cioè nella finestra piccolina, no? E poi qui i volumi, che vi, ecco, appunto, vi fa andare direttamente alle impostazioni. C'è la memoria, le applicazioni, l'uso della macchina, che in questo caso è solo 1 GB, ma devo vedere poi casomai se troverò il modo in cui aumentare le potenze di questa macchina, perché se ad esempio io ho provato ad installare Modern Combat 4, ma una scatti memoria incredibile, quindi. Ovviamente l'accessibilità bisogna scaricarle, le opzioni sviluppatori sono le seguenti. Non c'è niente di diverso da un normale Android. E vi faccio vedere ad esempio come va Clash of Clans su questa macchina, che direi molto molto bene, però purtroppo altri videogiochi molto pesanti non vanno se si vuole giocare col mouse o con joystick. Però in quel caso dovremmo passare a Genymotion, però casomai farò una ricerca in più. Su questo Blue Stark, sì, si chiama così. Un attimo di caricamento, solito. La connessione sarà quella ovviamente. Basta andare su wifi, vedrà subito che la connessione è quella del vostro operatore, quindi operatore, sì, Telecom, Vodafone, non c'è bisogno di cambiare nessun tipo di rete o di inserire parametri. Ecco che questo è Clash of Clans, come potete vedere non c'è nessun tipo di problema nella fluidità e nella gestione, insomma, della scheda video tramite la macchina, quindi non avrete problemi di nessun genere. Quindi il modo più semplice, secondo me, di avere Android su Windows è questo. Poi ovviamente ce ne sono tantissimi altri, solo che c'è più da smanettare. Qui invece basta scaricare il setup dal sito, che ripeto metterò nelle informazioni. Installate il setup e avrete Android. L'unica cosa da fare appena avviato il programma è di andare su Search, scrivere Play Store e installare i pacchetti di una sorta di Google Apps, ma non sono proprio Google Apps, nel senso che vi fa installare solo il Play Store, in modo tale da fare una ricerca globale delle applicazioni tramite lo store di Google. Con questo è tutto, ragazzi, io volevo solo farvi vedere come potrebbe essere